Perché i dispositivi di allarme che hanno dei sensori per segnalare le fuoriuscite di monossido di carbonio e di azoto non hanno funzionato? È su questo in particolare che si stanno concentrando le indagini del procuratore aggiunto di Milano, Tiziana Siciliano, a capo del pool Ambiente Salute e Lavoro, e del PM Gaetano Ruta sull'incidente avvenuto ieri pomeriggio alla fabbrica Lamina, nel capoluogo Lombardo, nel quale sono morti tre operai e un quarto intossicato in condizioni gravissime. Se in tutto quelli coinvolti, e due erano fratelli. Le vittime avevano 43, 49 e 58 anni. A Milano verrà proclamato il lutto cittadino e venerdì è stato proclamato lo sciopero dai lavoratori metalmeccanici di tutta la Lombardia. Il fascicolo di indagine ipotizza il reato di omicidio colposo plurimo e lesioni colpose ai danni degli altri tre operai coinvolti. I PM intanto hanno effettuato già ieri un sopralluogo e sentito alcuni responsabili dell'azienda e poi disposto il sequestro della ditta per tutti gli accertamenti del caso. Accertamenti che comportano anche l'iscrizione tecnica nel registro degli indagati dal responsabile legale dell'azienda e probabilmente di altre figure come gli addetti alla sicurezza. Nel frattempo le indagini coordinate dalla Procura di Milano e condotte da carabinieri, vigili del fuoco e tecnici dell'azienda sanitaria territoriale hanno accertato che era azoto quello che ha portato alla morte dei tre operai, mentre un quarto è in condizioni gravissime e altri due sono rimasti intossicati in modo lieve. In base a una prima ricostruzione, i primi due operai scesi, raggiunti poi dagli altri due, si sono sentiti male proprio per la presenza di azoto, quando sono entrati nella vasca del forno sotterraneo utilizzato per la fusione dei metalli e sono caduti a terra. Lì infatti il gas si era depositato e loro sono rimasti praticamente immersi nella sostanza senza via di scampo. La procura di Milano ha inoltre disposto le autopsie non ancora fissate sui corpi dei tre operai morti ieri. Dagli esami autoptici si potranno avere risposte sul tipo e i tempi dell'intossicazione, mentre le indagini proseguono per accertare le cause dell'incidente e verificare se siano state seguite tutte le procedure di sicurezza e se i lavoratori avrebbero dovuto indossare delle maschere protettive. Tra le ipotesi quella dell'intervento degli operai per un guasto al forno e il malfunzionamento anche dei sensori che avrebbero dovuto dare l'allarme per la fuoriuscita del gas. In ogni caso, come sostenuto anche da alcuni lavoratori, i vertici dell'azienda erano solitamente attenti alle condizioni di lavoro.